attivo. Abbiamo il piacere di avere la sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, prego. Grazie per essere. Consigliere, per cortesia, giù il lungo muro, governate, buttatelo giù, 200 ricorsi a casa, siete ridicoli, siete ridicoli. Consigliere Di Luca, la prego, ridicoli. Sindaca, so che vuole farci i saluti, le do la parola. Osare rispetto, osare rispetto, imparate rispetto dalle istituzioni. Per cortesia, educazione. I consiglieri presenti, saluto anche le persone presenti. Oggi siamo qui, come voi siete qui già da varie sedute, per votare questa e approvare questa delibera, il piano di utilizzo degli arenili. Una delibera attesa da tanti anni, che serve per fare ordine, per riordinare e riorganizzare tutta la fascia del litorale. Questo è un provvedimento che consentirà, come è stato detto da alcuni consiglieri, di abbattere il cosiddetto lungomuro, perché nessuno dell'amministrazione può presentarsi con una ruspa e abbattere se non ci sono dei provvedimenti amministrativi. Allora è proprio su questo terreno che oggi è proprio su questo terreno e su questo provvedimento e sull'approvazione di questo provvedimento che i cittadini aspettano da decenni, che si misura chi vuole abbattere il lungomuro, chi vuole dire basta agli abusi che sono stati fatti nel corso degli anni sul litorale di Roma e sul litorale del decimo municipio, e chi invece vuole continuare a mantenere lo stato di cose come lo vediamo oggi. È proprio dall'approvazione di questi atti che ci si misura e si capisce chi vuole procedere nel senso della legalità e chi vuole mantenere l'illegalità. Questo è un momento importante. È un momento importante che non va strumentalizzato e anzi dovrebbe essere abbracciato e accolto da tutti, perché stiamo ripristinando una situazione doverosa. È dal 2016, quando questo municipio è stato commissariato, che il lavoro del prefetto Multiani, portato avanti da questa amministrazione, è andato proprio nella direzione di ripristinare quella legalità negata. Nei giorni scorsi è venuto qui anche Salvini, una persona che non conosce questo territorio e che si è schierato apertamente a favore dell'illegalità. Io non credo che non sia legalità. Salvini sia venuto qui a difendere sostanzialmente il lungomuro che i cittadini vogliono abbattere, a difendere e a difendere la delibera che oggi abbiamo in approvazione.
Grazie Presidente, io comprendo bene che questa battaglia che si sta portando avanti in quest'Aula e a Roma Capitale va a toccare una serie di interessi. Comprendo bene. Che la legalità di questo provvedimento possa essere scomoda. Basta! Grazie Presidente, che è difficile vedere essere il suo ruolo. Io comprendo bene che la battaglia per la legalità, si diceva, vada a toccare una serie di interessi e di poteri che ormai si sono ben radicati. Io credo però che questa giunta, questa amministrazione la stia portando avanti con grande determinazione, con grande coraggio, sfidando una serie di poteri. Lo so bene, lo stiamo facendo insieme. Io credo che questa sia la risposta che questo territorio Roma Capitale aspetta da anni. Confido nel buon senso di questo consiglio affinché si possa arrivare oggi stesso alla votazione e all'approvazione di questo provvedimento che consente di ripristinare la legalità negata sul litorale di Roma e consentirà di abbattere definitivamente quello che è stato definito lungomuro. Questa amministrazione ha il coraggio di portare avanti questo provvedimento, altri no. Oggi si misura chi vuole abbattere il lungomuro e chi no. Grazie. Però io faccio guardare i numeri e non mi stancherò mai di dire che i numeri poi dicono da che parte sta la ragione. Signori, noi partiamo da una percentuale di spiagge libere del 48% della lunghezza del litorale e del bel 52% di lunghezza del litorale data in concessione. Per effetto di questo, di questa aberrazione dei numeri, è successo che noi abbiamo il mare forse più murato d'Italia, dove noi non riusciamo a vedere il bagnasciuga, lo dobbiamo vedere dall'alto dei passi. Con il nuovo PUA, le chiacchiere stanno a zero, si passa al 65% spiaggia libera. E quando dico spiaggia libera non c'è più niente. Le concessioni vengono ridotte in lunghezza al 35%. E l'edilizia? Allora, i dati sono della regione, del catasto delle concessioni riporta che tra opere facilmente demolibili e non, quindi rimovibili e meno, abbiamo un totale del 19% di edificato, cioè in superficie sull'area concessa è stato edificato il 19%. Grazie al piano regolatore, che non si discute in questa sede, le spiagge sono state assegnate alle aree verdi, per cui la superficie andrà portata al 5%. Fatevi quei conti di quanti di questi edifici che oggi turbano la visuale del nostro meraviglioso mare, popolato da delfini che saltano qui davanti, infatti le fotografie le facciamo dal mare verso la costa, non le possiamo fare dalla costa verso il mare. Quante dal 5%,
dal 5% al 19%, quanto di queste strutture, non sto parlando di recinzioni, sto parlando di palazzi edificati spesso senza concessione sul nostro lungomare, verranno a terra, verranno buttati giù. E i principi sulla quale si ispira questo cuore, abbiamo detti e stradetti e indetti, noi abbiamo comunque messo a disposizione dei cittadini un lungomare, che è veramente la parola del lungomare, cioè nel significato più profondo. Cioè io passeggio sul marciapiede e ogni 300 metri non trovo un barco, trovo un pezzo di spiaggia libera che, consigliere, vada a conclusione, a fianco a un edificio storico mi porta su questa meravigliosa passeggiata a mare. Cioè quello che noi vediamo adesso d'inverno, la gente che passeggia lungo la Bastiglia, sarà una cosa autorizzata e legittima, dove nessun stabilimento balneare potrà dire tu qui non passi. Se voglio fare una passeggiata dal porto dal porto fino alla spiaggia del Presidente, lo potrò fare senza trovare nessun inciampo e nessun bagnino che mi potrà dire tu da qui non passi. Mamma mia. Sì, io è un piacere vedere dopo quasi 2 anni e mezzo il sindaco in quest'aula. E mi stupisce però il fatto, perché io le ricordo, sindaco, che lei è il sindaco anche nostro, è il sindaco di tutti, quindi mi sarei aspettata una spiegazione, una visione politica rispetto al litorale della capitale, non di certo un comizio del Movimento 5 Stelle questa mattina. Tra l'altro io rivendico la libertà dell'opposizione di votare secondo la propria coscienza, non è che qui chi vota contro di lei è legale o è per l'illegalità e chi sta con lei non lo è. In un'assise democratica si può anche essere disaccordo sul metodo, in disaccordo su alcuni contenuti, e noi qui ne abbiamo ampiamente spiegati nelle sedute precedenti, e non abbiamo trovato di certo una disponibilità rispetto ad una maggioranza che è chiusa nella propria arroganza. Detto questo, da parte sua mi aspettavo oggi un atteggiamento più distensivo e anche più politico. Noi abbiamo un territorio molto martoriato, abbiamo diversi problemi. Io non so come lei sia venuta oggi a Ostia, se è a 50 all'ora sulla Cristoforo Colombo, se con il trenino che si ferma ogni 2x3 o se tra poco con il 30 all'ora della Via del Mare. E questo è solo uno dei tantissimi problemi, l'abbiamo anche interrogata rispetto alle competenze della Via Cristoforo Colombo. Il gruppo Mare ci continua a dire che non riesce a supportarle, e lei invece ha tolto GIT e noi siamo costretti a impiegare più risorse per questo, quindi in un certo senso ci ha dato più risorse con le nuove assunzioni, ma ce l'ha tolte con altri oneri. E sto dicendo solo due dei numerosissimi problemi di questo territorio. Quindi venire qui dopo 2 anni e mezzo che siamo insediati per propagandare il CUA, aiutando una maggioranza che era evidentemente in difficoltà sui contenuti, non credo che sia un atteggiamento per me consono alla figura istituzionale. Lei non si può permettere di offendere consigliera Amato. Prosegua. Cominciamo dalla grammatica, forse poi mi troveremo un po'. Detto questo, sindaco, io che quasi un minuto è andato via. Detto questo, io mi auguro che ci possa essere oggi una discussione non solo aperta ma anche più pacifica, nel senso che se l'atteggiamento del sindaco e della maggioranza è quello, voi dovete assolutamente votare questo CUA, altrimenti siete tutti fuori legge. Io credo che non sia il modo giusto. Noi abbiamo fatto delle osservazioni, abbiamo presentato anche degli ordini del giorno, degli emendamenti. Perché non si leggono Silenzio! Oddio! Ferrara, non mi faccia fare più tasse, Consigliera Massi! Grazie Presidente.
Intanto ringrazio la sindaca di Roma, oggi il vicepresidente della mia presenza, perché una cosa importante è il fatto che tutti noi qui ci stiamo mettendo la faccia senza nasconderci su una delibera così importante. Io mi auguro che questo auspicato confronto a cui si riferiva la consigliera Masi avvenga, perché mi sembra che non avete dato esempio in questi due ultimi consigli di avere la voglia di fare confronti, perché di certo il muro non è stato costruito ieri sera, di certo il muro non è stato costruito ieri sera, perché probabilmente le precedenti amministrazioni questo muro se lo sono fatti costruire sotto al naso. E oggi magari qualcuno guarda quello che fai tu, senti il passato, guarda quello che fate voi, avete fatto così. Consigliere, oggi non ci cascono le sue provocazioni, quindi può parlare quanto vuole. Di solito rispondo a quelli che hanno percentuali un po' più alte. Consigliera Aurelia, chiediamo anche per la consigliera Aurelia. Non sono chiamata al ordine, perché di solito, oggi c'è lei, si tranquillizza. E quindi oggi magari molti di quegli stessi rappresentanti di prima vengono qui a dire che questo piano di utilizzo degli arenini in realtà non li soddisfa. Ora, per chi l'ha letto ovviamente, perché erano comunque molte pagine da vedere, da leggere, e chi l'ha letto io credo che si sia reso conto, e già il consigliere Vicolo lo ha ampiamente, anche se con poco tempo, lo ha descritto, che si va a recuperare il 65%. Questo è un, ovviamente io dico che tutto, come ho sempre detto, tutto è perfettibile, ma un piano del genere comunque cambia il volto del territorio in maniera, voglio dire, storica se vogliamo, no? Riguardo anche all'economia del mare, riguardo anche al turismo del mare. Perché fino ad oggi cosa è stato fatto? Nulla, nulla. Addirittura sui fondi c'era 0 euro per il turismo. E oggi qualcuno addirittura fa le battute perché noi abbiamo messo 105.000 euro sul turismo. Beh, rispetto a zero mi sembra che è qualcosa di più. Quindi rispetto a zero, anche questo CUA, rispetto a quello che fece Beltroni, credo che abbia una espansione diversa, una visuale diversa. Stiamo parlando di spiagge libere, non stiamo parlando di varchi. Infatti qualcuno ci costruiva, abbiamo detto, il lungo muro è stato costruito sotto al naso delle amministrazioni. Ora, come? Non lo so, però i risultati sono sotto gli occhi dei cittadini. Quindi oggi credo che invece sia l'occasione per fare un confronto serio, non gridando per ottenere una ragione, che sicuramente poi non c'è. Mentre l'altra volta stavamo valutando gli ordini del giorno, continueremo a valutarli, il tempo ce l'abbiamo. Si avvia a conclusione. Sì, grazie Presidente. Il tempo ce l'abbiamo e valuteremo gli ordini del giorno, e quelli che saranno comunque di accoglimento verranno accolti, quelli che invece noi riterremo come maggioranza di non accogliere, questo credo che rientri nell'esercizio democratico, perché non è che la maggioranza deve comunque accogliere, no? Valuta e vola. Quindi io spero e invito tutti quanti a ritornare comunque a dei toni diversi da questi iniziali, anche perché credo che sia una mancanza di rispetto poi nei confronti di tutti, ma soprattutto anche dei cittadini che stanno qui oggi ad ascoltarci. Grazie. Consigliera Picca. Felice di averla di fronte, cara sindaca, nel senso che credo che ci dobbiamo chiarire sia a livello politico che a livello personale. Sono felice di farlo, perché credo che lei sia stata anche consigliata molto male. Mi auguro che sia stato il consiglio a farla sbagliare, e soprattutto il consiglio di qualcuno che ha strumentalizzato una mattinata a farla uscire con una posta aberrante, a mio dire. E credo che un confronto sano ci possa essere tra due donne che fanno politica sul territorio. Per quanto mi riguarda, da insegnante da 23 anni in zone di frontiera sempre. Ora, essere attaccata da una donna e da un sindaco per una foto fatta in apertura della campagna elettorale, dove io credo tutti noi ci facciamo selfie senza spesso chiedere, cioè mai chiedere cariche dipendenti a nessuno,
credo che questo sia stato un passo falso dell'insegnante Patto, perché non mi conosce, non conosce chi ha di fronte, e soprattutto in 3 anni probabilmente se io avessi avuto qualche scheletro nell'armadio probabilmente sarebbe venuto fuori, mentre invece nulla è, sono solo una persona che si è data da fare e si dà da fare sia come insegnante che come politico, stando tra la gente, nel territorio, e se un vecchietto, una signora, un nonno, un papà si vuole fare una foto, io non chiedo oggi, non ho chiesto ieri e non chiederò domani di cliccare di prendere nessuno. Quindi io mi aspetto che questo confronto politico, alla fine diventa politico, ma forse anche prima personale, tra me e lei avvenga e si chiuda qui questa, come dire, questa scena che forse, insomma, chi mi conosce qui in quest'aula sa che la nostra opposizione a volte è anche forte, sindaco, come voi avete fatto quando eravate all'opposizione, ma è sempre attraverso atti, documenti, e non c'è mai una volontà di ostruzionismo tout court. Questo chi sta qui dentro, e lo dimostriamo con gli atti e documenti che scriviamo quotidianamente. Ora passiamo al tuo, anche quella mattina e anche oggi lei sta strumentalizzando una situazione che non esiste. Noi abbiamo presentato emendamenti, abbiamo presentato osservazioni, quello che abbiamo denunciato, e forse anche qui lei si dovrebbe informare un pochino meglio, abbiamo denunciato una mancanza di percorso partecipativo all'interno di queste aule. Una sola commissione ambiente, una sola, ne avevamo chieste di più, per approfondire determinati scenari e soprattutto determinate tematiche che dovevamo andare ad approfondire, sulle quali fare osservazioni. Come è avvenuto tra l'altro anche nel bilancio, le commissioni si aprono e si chiudono senza quasi confronto. Un'opposizione che vuole essere costruttiva e scrivere dei documenti, questo confronto lo deve avere, altrimenti il bilancio ce lo studiamo da soli, e l'assessore Zanichelli anche in quel caso venne a fare qualche commissione aperta e chiusa, e quindi fondamentalmente non c'è assolutamente possibilità di dibattito in quest'aula, nelle aule e soprattutto nelle tematiche che poi incidono su questo territorio. Qual è la posizione della Lega? Noi siamo contenti che ci sia un restyling del litorale. Cos'è che andavamo a chiedere e che faremo attraverso gli emendamenti? Andavamo a chiedere una connotazione, e a cosa serviva questo CONCUA? Erano le domande che andavamo a fare, sulle quali non abbiamo avuto risposta. Questo CONCUA è un'offerta, una connotazione che va data non solo qui, il CONCUA poi lo andrete a votare a Roma e i nostri consiglieri a Roma faranno gli stessi emendamenti. La scelta progettuale fatta dal commissario prefettizio circa 3 anni fa è una scelta che è passata, la storia è passata di questo territorio. Concludo, cara sindaca, se un senatore viene sul territorio a vedere perché mancano gli scaldamenti, le dico anche che ancora in via Milovincon la gente sta al freddo, ci dia delle risposte territoriali, perché ancora la gente sta al freddo, cadono i cornicioni. No, io chiedo al sindaco delle risposte in mezzo al territorio e chiedo al sindaco se si vuole fare un selfie con me, perché questa sindaca maggiosa sia condotta. Che cosa pensa? Grazie, lei ha avuto una caduta di stile incredibile da donna e da sindaco. Grazie. Grazie Presidente, grazie Sindaco per essere oggi. Chiaro che la sua venuta dimostra due cose. Uno, che l'aspetto che interessa, perché non state spesso ad Ostia per cose, come ha detto la collega Picca, perché le famiglie, 500 famiglie da 2 anni stavano al freddo e lei, consigliere Ferrara, hanno spava per questi uffici, ma non ha saputo risolvere il problema. E un'altra cosa si evince, credo, che lei, presidente Di Pirro, oggi, con la venuta da mamma da Roma, perde ancora del suo peso. Ha voluto mostrare i muscoli, questa maggioranza ha voluto mostrare i muscoli, e il detto di polizia con il sindaco, e poi il sindaco, l'ultima volta che è venuta ad Ostia lei, o almeno l'ultima volta che io ho saputo che lei è venuta ad Ostia, è venuta a demolire lo stabilimento MED, te lo ricorda, vero? Anche no? Sul lo stabilimento MED,
i giudici hanno dato totalmente ragione a quei signori, cioè lo stabilimento non andava demolito. Ho la sentenza. Però una cosa è chiara, sindaco, questo dai banchi dell'opposizione nessuno è contrario alla parola il lungo muro, come la chiamo lungo muro può anche a parte, noi siamo contrari a quella delibera. Questa qui mi faccia finire per cortesia, questo foglio che la vuoi anche riportare a Roma, forse insieme alla delibera che oggi si vedrà, indica che la commissione ministeriale non permette dal 1965 nessuna edificabilità sui cancelli, sui nostri cancelli. Voi i vostri cancelli giustamente avete abbattuto gli abusi, ma oggi chiedete con quella delibera di costruire 2000 metri quadri sul, scusa. Quindi è il lungo muro quello? Rispondete. Allora il lungomuro è un pennacchio, o costruire delle terrazze a mare. Allora, e concludo, Presidente, e concludo. Noi non siamo preoccupati del lungomuro laggiù o del lungomuro maggio. Noi siamo preoccupati di come lei, dico lei perché c'è lei, no? È una fortuna che c'è lei, ha gestito le spiagge libere su Ostia. Non ci avete mandato i bambini di salvataggio, avete dato l'acqua al mese di luglio e voi vorreste far diventare l'altro quasi tutto, più del 50% come si è. Noi siamo preoccupati dai cittadini di Ostia, noi dai cittadini di Ostia siamo cittadini preoccupati, il lungo muro esca da qua e non vanno da parte. Volevo intervenire un attimo per chiarezza, perché sono state dette cose inesatte. Allora, no, non è vero. Adesso parliamo noi. Devo soltanto ricordare, consigliere De Luca, come segretario del Consiglio. Allora, che correttezza, non corrisponde assolutamente al vero che la sentenza ha dato torto al municipio. La sentenza, no, allora dobbiamo finire di giocare sulle parole. Allora, la sentenza non ha dato assolutamente torto al municipio. No, perché per se vengono dette cose inesatte, vanno corrette. Allora, chiedo scusa e poi io non parlerò più assolutamente, vi lascerò il campo libero. Allora, all'onore di cronaca, chiedo scusa, consigliera, io sto dando... Allora, io volevo soltanto mettere le cose al loro posto. Il tribunale non è assolutamente vero che ha dato torto al municipio, al comune di Roma con la demolizione del Medland, anzi ha stabilito che
i proprietari non hanno commesso il reato, che è una cosa ben diversa. Cioè hanno detto il reato c'è di abusivismo, non è stato commesso, tante cose, no, questi sono gli articoli, allora invece di leggere la stampa dovesse leggere le sentenze, la sentenza, allora prima cosa considera la stessa, la sentenza, no, allora, ecco, le spiego questo, Presidente. No, allora, la sentenza riguarda l'aspetto penale, non amministrativo. Ci sono due piani, no, ci sono due ambiti, il penale, che è il reato penale dell'abuso commesso, e l'amministrativo. L'amministrativo è sancito, è appurato, quell'immobile era abusivo ed era da demolire, cosa che questa amministrazione ha fatto. La sentenza del tribunale penale ha stabilito che non c'è reato penale, ma non che non c'è abuso. Assolutamente no. Questo non sta scritto da nessuna parte. Sì. Grazie, ho finito. Allora, Presidente, io voglio essere rispettato, voglio essere, quindi le chiedo che lei sia più puntuale e che quando uno non mostra rispetto al primo, al secondo e al terzo poi li deve mandare fuori, perché io voglio essere tutelato qui dentro, va bene? Grazie. Consigliere Ricci, prego. Sì, grazie Presidente. Penso che oggi qui stiamo discutendo un atto che è epocale, un atto che aspetta la cittadinanza da tanto tempo, perché mi viene da dire che le persone che hanno più o meno la stessa mia età sono abituati al lungomuro, perché hanno sempre visto il lungomare così. Noi con questo provvedimento vogliamo ridare la fruibilità del lungomare a tutte le persone, vogliamo che le future generazioni non si abituino. Mi sono alzato così, mi sono bracciato 70 Presidente, lei è sempre imparziale. Ma quando guardate tu? Sempre imparziale. 30 secondi da recuperare. Dicevo, un provvedimento che serve per ridare fruibilità del lungomare, perché vogliamo che le prossime generazioni non si abituino come abbiamo fatto noi a vedere il lungo muro, che possano passeggiando sul lungomare finalmente vedere il mare. Ma anche un provvedimento che adegua finalmente il litorale romano a quello che sono le grandi città europee, per esempio Barcellona, dove lì sì c'è il mare. Abbiamo fatto una discussione su questo in commissione, ci hanno accusato di studiare troppo, come se lo studio fosse una cosa negativa. Il problema è che abbiamo studiato noi come maggioranza durante le festività di Natale, mentre qualcun altro forse ha preferito non studiare. E ho sempre pensato, mi hanno sempre detto che studiare sia una cosa meritevole, e continueremo a farlo. Continueremo a valutare anche quelli che sono i documenti portati dall'opposizione in pieno stile del Movimento 5 Stelle. Valutare se... Consigliere,
fatela finita, no? Quindi continueremo a valutare la bontà dei documenti nell'unico interesse che ci preme, ovvero l'interesse della collettività e dei cittadini tutti. Grazie. Grazie Presidente, io ringrazio la Sindaca di essere qui e la ringrazio per tutto il lavoro che si fa, perché non è sicuramente come qualcuno dice, l'ha vista la Sindaca l'ultima volta quando è stata battuta il metro, io l'ho vista in altre occasioni qua la Sindaca, e non è sicuramente come qualcuno dice che non c'è la conoscenza del territorio, c'è un lavoro che si fa insieme, che si fa di squadra, un lavoro che si fa quotidianamente con lei, con gli assessori capitolini, con i nostri assessori, cioè, sicuramente per risolvere le criticità di un territorio e i problemi dei cittadini, che sono tanti, lo riconosciamo, perché sarebbe anche falso, no? Dire che non ci sono problemi, sarebbe falso dire che non ci sono problemi nelle case dove sicuramente è mancato negli anni, ma io questo non lo voglio accollare alle altre amministrazioni, a chi c'era prima, è un dato di fatto, è un dato di fatto, cioè è una situazione dove ci sono dei problemi che sicuramente nel passato non sono stati affrontati, non sono stati affrontati bene, si poteva fare meglio, io adesso questo non me lo voglio neanche dietro, è una cosa e lì si prende un dato di fatto. E si va avanti e si lavora, e quindi io di questo la ringrazio del lavoro quotidiano che si fa, e veniamo al CUA, perché questo CUA io faccio ripercorrere un attimo anche tutto il percorso, e ci era stato chiesto di votarlo in 20 giorni, abbiamo chiesto io una proroga e ho chiesto una proroga lunga per dar modo a tutti voi di conoscerlo, per dar modo a tutti voi proprio di fare le osservazioni, di arrivare in commissione con le carte, con le idee giuste e sacrosante. È stata fatta una commissione che è durata, ricordo, 5 ore con è durata di più, 5 ore. Avete fatto delle osservazioni, avete richiesto una commissione turismo, avete richiesto anche una commissione ed è stata accettata. Ma è silenzio! Avete chiesto delle cose, le abbiamo accettate, è stato visto e rivisto questo qua. Avete fatto degli emendamenti, avete fatto tutte quante le vostre osservazioni. Io i vostri ordini del giorno li ho letti tutti. L'unica cosa che non avete fatto, non avete dato la possibilità a Laura di esprimersi, perché avete occupato per due volte il consiglio senza questo avete fatto. Quindi io spero, consigliera Picca, però mi deve lasciar finire, però io spero che oggi si possa fare una discussione sana e si possa arrivare a conclusione. Come dato la
c'è il cardiopalma da un mese, dice che ce ne interessa così, dice come mai che se l'hanno discuto, perché potete queste cose così, diccelo tu, vuole girare le frittate, ma voi siete amici degli stabilimenti, l'amico sei tu, l'amico sei tu. Dicevo, come l'Aula prevede, cioè attraverso il voto. Allora, questo dovrà fateci lavorare. No, fateci lavorare. Prima si discute e poi si vota così. Ma così è successo. Ma perché ci avete dato modo di votare? Se due volte che ci fanno. No, si vuole occupare. Perché è la scissione, non deve votare. Però tutti questi commercianti stavate, ci siamo iscritti a parlare. Allora la sindaca ci saluta, la ringrazio. Sollecito, ma io questo question time che è del 23 gennaio non l'avevo visto, probabilmente è sfuggito, quindi se no l'avrei visto così. Però sì. Sì, va bene. Intanto grazie, sì, non c'è problema. Approfitto, come ci siamo detti, l'altra volta non ho fatto la ripresa né preso appunti dell'intervento dell'altra risposta che mi aveva dato in relazione alle passerelle, le chiederò cortesemente una risposta scritta di quella, fermo restando che già il question time era stato evaso in aula. La stessa cosa farò con l'assessore alla scuola in relazione a una problematica di un asilo per cui già mi aveva risposto, che però ci eravamo riservati di avere una risposta scritta. Quella odierna chiedevo chiarimenti in relazione alla notizia, che credo oramai sia stata nel tempo confermata, della chiusura del laboratorio analisi all'ospedale Grassi. Era un iter che già si era provato ad avviare, cioè la chiusura, poi era stata revocata, sembra che attualmente invece sia stata decisa e quindi con oggettivi, credo, disagi, insomma, perché credo ci siano diversi step, per cui sia il Grassi che poi il Sant'Agostino che poi Ostia Antica non avranno più il laboratorio analisi, ma verrà tutto riportato al Santo Eugenio. Quindi chiedevo conferma di questa, se abbiamo notizie e se in qualche modo l'amministrazione, fermo restando la competenza regionale, ha modo di pronunciarsi. Grazie. Allora, dunque, in realtà quello che lei ha detto illustrando il question time c'è un'inesattezza, ma non perché è un'inesattezza sua, nel senso che io mi sono informata ovviamente attraverso diverse persone, perché come lei giustamente ha ricordato è una conferenza regionale,
come lei giustamente ha ricordato, questa questione si trascina, diciamo, dall'ottobre del 2019, ma anche prima, da molto prima, e noi c'eravamo anche, diciamo, mossi tutti insieme, tutto il Consiglio, abbiamo ricevuto qui il tecnico del laboratorio analisi, abbiamo fatto una raccolta firme, abbiamo prodotto un atto su questa situazione affinché si bloccasse questa decisione, che poi è una direttiva della regione, di trasferire tutte quante il laboratorio, non tutto il laboratorio analisi, attenzione, ma la maggior parte delle analisi al Sant'Eugenio. In realtà qui il laboratorio analisi rimane, nel senso che la gente ci va a fare le analisi, è che i prelievi vengono poi trasportati al Sant'Eugenio e qui rimane soltanto per le urgenze, i ricoveri, quello che c'hanno di disponibile. Poi magari la consigliera Laici al di fuori del suo ruolo può confermare. E questo è, quindi che cosa è successo? Che nonostante tutte queste richieste dei cittadini, nonostante i nostri atti, in realtà questa cosa non si è mai fermata. È rimasta giacente lì, perché per interrompere questo iter ci dovrebbe essere una delibera regionale che interrompe questo iter e lascia tutto quanto al grassi, come è successo per ieri. Ma questo non è successo per Ostia. Quindi in questo momento il laboratorio e i lavoratori è in grave sofferenza, perché è tutto praticamente appeso a un filo, cioè fermo immobile, si sa che questa cosa deve avvenire, non si sa quando, e praticamente a detta loro non sta avvenendo perché il Sant'Eugenio ancora non ha organizzativamente predisposto, diciamo, tutte quante logisticamente tutto l'accoglienza dei laboratori analisi del grassi. Ma questo è un grave disagio anche per gli operatori che ci lavorano, perché poi i macchinari dovrebbero essere rinnovati ogni 6 mesi, quindi a giugno questi macchinari dovrebbero essere rinnovati, non si sa che cosa succederà, e per dei lavoratori lavorare in questa situazione non è certo bello, diciamo sono in grande disagio, e quindi anzi io qui da tutto qua, se vogliamo fare anche qualcosa tutti insieme nuovamente come consiglio, com'è, per farci sentire, forse è un qualcosa che potremmo fare, perché questo è veramente trasversale come tema, interessa a tutti. Noi sappiamo che il nostro ospedale non deve morire così, deve essere assolutamente anzi potenziato. Quello che noi avevamo richiesto, se vi ricordate, nel documento che firmammo tutti quanti insieme, è che lo stesso Grassi diventasse anzi un centro, di diciamo un polo per tutto questo, anziché andare a Roma con le analisi, col problema che noi abbiamo del traffico, che abbiamo già, di cui stavamo appunto discutendo, e tutto ciò che comporta. E quindi per me, insomma, adesso ho finito magari tutta questa situazione, se vogliamo darci da fare, ripartire anche tutti insieme con una raccolta firme, non so, ci ragioniamo tutti, vogliamo portarlo in commissione, vogliamo ritornare qui con gli operatori, io sono disposta a qualsiasi tipo di lotta che vogliamo fare insieme per risolvere questa questione e salvare, se non altro, il nostro laboratorio analisi, che è stato una fiore all'occhiello proprio per questo territorio. Mi ricordo quando abbiamo parlato con gli operatori che erano veramente addolorati, perché nel corso del tempo loro l'avevano proprio costruito, insomma, e voglio dire, non perdono il posto di lavoro, quindi non è un interesse loro, ma è un interesse dei cittadini, e quindi muoviamoci e facciamo qualcosa. Question time, perché si dice, insomma, che ci sia una determina che prevede la costituzione di un'isola ecologica ex novo nel quartiere Malafede, una tematica che abbiamo credo affrontato anche in commissione ambiente, quindi vorrei che oltre all'assessore Iva, presidente, qualora lo voglia, possa intervenire anche lei, perché oltre ad essere una scelta amministrativa, questa potrebbe diventare anche una scelta politica,
perché la creazione di questa nuova isola ecologica dista molto vicino ad abitazioni, a scuole, e non è una scelta assolutamente condivisa dai residenti del luogo. Non c'è stata a priori una partecipazione a una condivisione territoriale, motivo per il quale chiediamo spiegazioni all'assessore, in maniera tecnica e anche in maniera politica al presidente del municipio. Però mi dica lei. No, no, nel senso, oggi c'è un sito presentato sullo stesso argomento, sia un'interrogazione a risposta scritta, sia un question time. Le dico, rispondendogli adesso, poi comunque devo rifare un'altra risposta. No, sono gli stessi. Per sapere se solo questa cosa, se basta come quello che gli risponderò adesso, che sarà la stessa cosa che dovrò rispondere, insomma, giusto, giusto questo. Allora, faccio un attimo un quadro della questione. Allora, come sapete, è stato approvato il contratto di servizi che Conama, il Dipartimento Tutela Ambientale, ha approvato Conama per il triennio 2019-2021. Sono previsti dei potenziamenti e delle ottimizzazioni del sistema logistico, sia per la raccolta differenziata, sia per quanto riguarda la situazione degli ingombranti a carico del gestore che è AMA. E sono previste in queste realizzazioni ovviamente i centri di raccolta. Ora, è stato fatto un tavolo tecnico, è stato costituito dalla Vice Direzione Generale di Roma Capitale, e alla quale ha partecipato il Dipartimento Tutela Ambientale, il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica e l'AMA. Ed è stata condotta un'istruttoria preliminare volta all'individuazione di una serie di aree di proprietà di Roma Capitale, chiaramente quelle che sono idonee per la logistica di decentramento umano. In questa analisi del tavolo tecnico, cosa è emerso? Hanno puntato prevalentemente alla conversione dei depuratori esistenti dismessi. Quindi cosa succede? A fronte di questa ricognizione sono emersi, in particolare l'oggetto della discussione, in via Panerai esiste un depuratore dismesso, dove quest'area, stiamo parlando di 12 ettari di terreno, ma solo di questi 12 ettari solo 7.000 metri quadrati saranno oggetto dell'intervento, quindi ci sarà una riconversione di una struttura che è già esistente e accoglierà in questa struttura un'isola ecologica e dei rifiuti solidi urbani, quindi non umido. Cosa significa questo? Quindi cosa prevede? Prevede l'installazione, comunque la realizzazione di officine e di spogliatoi e la raccolta degli ingombranti. Questo è un progetto che quindi verranno gli uffici, verrà riconvertito un depuratore già esistente, quindi una struttura che già è esistente, e accanto a questa struttura nel verde, tra delle alberature, quindi c'è anche un discorso di copertura da questo punto a livello di impatto sia visivo che ambientale, di questa struttura che verrà realizzata di circa 208 metri cubi, non stiamo parlando di una struttura enorme, che sta accanto a questo depuratore che verrà riconvertito. Questo chiaramente che cosa succede? Succede che l'aria rigata all'interno di una rete ecologica che è definita l'articolo 72 dell'MTA e quindi in questo perimetro
verrà realizzato un piccolo centro di riparazione mezzi e questo centro di raccolta, e l'area rimarrà completamente naturale. Quindi fondamentalmente, ribadisco, c'è una riconversione dei depuratori Acea che sono stati consegnati a Roma Capitale. Roma Capitale ha fatto un piano di riconversione dei depuratori Acea e hanno fondamentalmente hanno individuato quell'area del 315, quell'area insomma che va a servire tutta quell'utenza. Tra le altre cose, stessa cosa avverrà all'internetto per altre 40.000 persone, ed è un'area idonea. Quindi il progetto dal punto di vista tecnico è stato approvato con prescrizioni, che significa che AMA dovrà comunque presentare dei pareri di conformità, cioè che significa? Quindi la struttura, diciamo, il progetto è approvato dal punto di vista tecnico. Io ve li vado un attimo a leggere, così almeno è di dettaglio. AMA dovrà rispondere a delle prescrizioni per chiudere, diciamo, tutta la parte di progettazione ed esecuzione dei lavori, che sicuramente non sono prima del 2021, perché i tempi per realizzare un'isola ecologica generalmente sono circa 500 giorni. Quindi AMA dovrà acquisire il parere obbligatorio di conformità acustica ambientale ai sensi della legge 447 del 95 e della legge regionale numero 18 del 2001. AMA dovrà verificare se l'area di intervento ricade in area ammissibile a bosco o boscata secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 182 numero 3267, insomma, deve rispondere a una serie di leggi. In tal caso AMA S.P.A. dovrà richiedere il nulla osta al vincolo idrogeologico, come dettagliato nella nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, ai consorsi di irrigazione, al Servizio Geologico e Sismico Regionale. Poi AMA dovrà garantire, sia nella fase di realizzazione che di esercizio dell'impianto, l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese le norme di prevenzione incendi, la cui competenza è in carico al Corpo dei Vigili del Fuoco. Poi, dal momento che gli impianti di smaltimento reflui e acque meteoriche previsti nel progetto inviato si configurano come allacci alla rete comunale inerenti in gestione Acerato 2, AMA dovrà acquisire presso il Dipartimento di Tutela Ambientale le autorizzazioni rispetto allo scarico in pubblica fognatura. Poi, ai fini del rilascio del parere definitivo di tutela archeologica di competenza della Sovrintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma Capitale, AMA dovrà eseguire gli accertamenti richiesti nella nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, quindi tutti i vincoli archeologici. In merito allo smaltimento dei reflui neri e di prima pioggia, AMA dovrà attenersi, in quanto richiesto da CEATO 2, chiaramente a tutti gli adempimenti previsti per lo smaltimento dei reflui della prima pioggia. Poi dovrà, sempre nelle prescrizioni, l'approvvigionamento idrico per il consumo umano dovrà avvenire mediante l'allaccio dell'acquedotto cittadino. Le reti idriche dovranno essere realizzate con materiali prescritti nel decreto 6 del 2004. Poi l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto dovranno essere assicurate tramite l'allaccio alla più vicina fognatura comunale e al relativo impianto di depurazione. Le finestre dei locali d'ufficio, tra una serie di prescrizioni che io, se volete, ve le posso fornire in modo tale, e sono quelli da legge.
Quindi poi nelle successive fasi di progettazione dovrà approfondire gli aspetti riguardanti la mobilità in entrata ed uscita, come dettagliato dalla nota del Dipartimento Mobilità. Poi AMA dovrà completare la prevista barriera perimetrale con specie arboree di adeguato portamento e dimensioni, in modo da costituire un'efficacia schermatura contro emissioni polverulente, anche nei tratti perimetrali non completati nel progetto di completamento della barriera, perché esistono già delle barriere, quindi va completato. In merito alle barriere scelte per la sistemazione superficiale dell'area, devono essere previste lungo il perimetro del centro di raccolta, indicate generalmente con dei tipi di essenza, carpino grigio per esempio, quindi dovrà sostituire delle alberature con altre maggiormente che diano la continuità dal punto di vista paesaggistico e ambientale. Invece per quanto riguarda le aree garrabili del centro di raccolta, dovrà uniformare la composizione della struttura stradale a una sua tipologia. Io avevo anche recuperato più o meno il traffico che ci sarà, si parla di un traffico di circa 7 unità giornaliere, più chiaramente i mezzi piccoli rispetto alle autovetture di servizio. Quindi questo per dirvi che dal punto di vista tecnico l'area è idonea ed è stata approvata. Dal punto di vista delle prescrizioni, comunque AMA dovrà avere tutti i pareri che ho descritto in questo momento. Solo a fronte di questi pareri si potrà dare seguito alla realizzazione di questa isola ecologica, che ribadisco non è una discarica, ma è un centro di raccolta rifiuti solidi urbani, per evitare di vedere i frigoriferi per le strade o materassi e queste cose qui. Di poter avere in forma scritta quello che lei ci ha spiegato in questo momento, proprio per avere del materiale anche da diffondere e fare chiarezza. Io anche volevo richiedere una convocazione di commissione ambiente, però siccome non sono in commissione non posso sottoscriverla, ma dato che è mancata una condivisione con i cittadini, che si vedono diciamo questa decisione un po' calare dall'alto, hanno diverse perplessità. Sappiamo la particolarità del quartiere, sappiamo che comunque Malafede è un quartiere un po' abbandonato a se stesso, da pochi servizi, ma è vero, è un quartiere verde, un quartiere che vive del suo ambiente, che respira un'aria pulita, ecco, così vogliamo dire, un quartiere tranquillo, un quartiere dove i cittadini in questo caso sono preoccupati di dover un po' abbandonare quella che è la loro tranquillità, se così possiamo dire. E ci sono delle domande per quanto riguarda l'accesso a questa area ecologica, a quest'isola ecologica, dei problemi dal punto di vista della mobilità, perché sappiamo che lì vicino ci sono delle scuole, ci sono diverse scuole lì vicino, e quindi l'impatto che potrebbero avere camion eccetera sul traffico locale potrebbe un po' scombustolare l'equilibrio e la quiete che si vive e che è poi la particolarità di quel quartiere, che a tutti gli effetti è considerato oggi un quartiere dormitorio. Perciò io, assessore, le chiedo, che non posso farlo in forma ufficiale, ma se possiamo appunto provvedere a un ordine, non dedicarci un'intera commissione, ma quantomeno un punto all'ordine del giorno per poterlo approfondire con i cittadini, e appunto se poi potrei avere questo materiale che ci ha spiegato, proprio per evitare che poi si creino dei disordini in un quartiere che è molto tranquillo, per così possiamo dire. Grazie. Allora sì, non c'è nulla di male, perché è tutto trasparente, insomma non è
sicuramente a lei, consigliere, risponderò in forma scritta rispetto a quello che ho già detto oggi. Fornirò tutti gli elementi possibili al presidente Vitolo, anche le relazioni, diciamo le planimetrie, i progetti, tutto quanto, in modo tale che potrete, quando il presidente convocherà e vorrà pianificare la commissione, discuterle con le planimetrie alla mano, e poi quando vedete voi si metterle allegate alla commissione, insomma, quindi poi diventerà un atto verbale con gli allegati, e quindi non vedo nessun problema da questo punto di vista. Quindi, per dire, risponderò a lei in forma scritta, io non ho un'altra interrogazione da parte della consigliera William, però io credo che sia superata, nel senso che se facciamo una commissione, porto gli atti in commissione, se ne parla e via, insomma. Cioè, poi valutate voi, insomma. Tanto è questo, insomma. Ok? Io non ho nessun problema a trattare l'argomento in commissione, però vorrei ricordare ai commissari che le commissioni si tengono per discutere atti con i commissari, quindi il valore aggiunto dei cittadini è quello che possono stare al di là della balaustra, e se chiedono di intervenire, se i commissari sono d'accordo, per me non c'è nessun problema, perché poi è dei commissari la commissione. Cioè, non vorrei che fosse diciamo travisato lo strumento della commissione come elemento di assemblea pubblica o di partecipazione pubblica. Quelle sono cose che si fanno da altre parti e con altre fisionomie, perché non posso io, senza i vigili, gestire diciamo commissioni che poi diventano tipo consiglio con gente che magari alza la voce. Io sono disponibile a parlarne con i membri della commissione e a invitare un comitato di quartiere piuttosto qualche portatore di interesse, però ecco, vorrei che fosse chiaro una volta per tutte che le commissioni non sono assemblee pubbliche, ma sono strumenti da regolamento che servono per definire specifici fatti politici e amministrativi da parte dei commissari. Grazie. Un secondo, grazie Presidente, io la ringrazio per la sua potenza, non abbia pensiero, perché se volevamo fare una cosa del genere neanche l'avremmo detto. Quindi avremmo agito in diverso modo, non so, voglio dire, si fa un'azione di forza, a volte si agisce direttamente, invece questo è un confronto democratico, una richiesta democratica, quindi non capisco le sue preoccupazioni, ma non si preoccupi, la rassicuro. Allora, quest'ordine del giorno, che poi saranno le poche occasioni di confronto reale per cercare di modificare un testo che noi riteniamo diciamo un'occasione mancata, e un testo che non coglie le istanze dei cittadini, l'aspirazione a mutare la situazione del mare. E in particolare in questo ordine del giorno ci riferiamo sulla realizzazione delle terrazze panoramiche per affaccio e accessibilità al mare, con la possibilità di ricavare nel volume sottostante cabine, servizi, postigli, eccetera, a favore dei titolari delle concessioni, insomma, o di chi le realizza. Diciamo, in questo ordine del giorno noi cogliamo una contraddizione, cioè uno dei punti, lei mi avvisa quando sto per finire il tempo, Presidente, grazie. Io ma sono un po' mio, però non ce la faccio, se lei questo cosa mi dice. Ma vedi questo? Allora, grazie alla collaborazione, Presidente. Allora, la domanda, la contraddizione è questa, cioè. Una delle battaglie centrali che è stata anche al centro oggi di quel vivace scorcio di dibattito in occasione della partecipazione, diciamo, della passerella della sindaca fugace, però che serviva per dargli una copertura mediatica rispetto a questo grande evento del PUA,
che poteva essere, potrebbe essere una cosa rivoluzionaria, però bisogna vedere che conosci cosa ci si mette dentro. Se lo strumento del PU ha atteso da anni proprio per riequilibrare una situazione di invisibilità e inaccessibilità del mare, contenesse delle misure che vanno in quella indicazione, questo sarebbe una cosa importante. Così rischia di cristallizzare sostanzialmente, tranne qualche contentino sparso, una situazione che non è idonea, non coglie invece quello che sarebbe l'aspirazione. Io credo che se facessimo un sondaggio tra i cittadini romani e ostiensi su come vorresti che fosse, ti dico, ah vabbè, abbattiamo tutto sto muro, facciamo un po' di spiagge, l'accesso a... perché francamente, cioè, l'aspirazione di tutti è dici, ora mi faccio una bella passeggiata sul lungomare. Praticamente questo, salvo che non entri e fai sulla spiaggia, però sulla sabbia, però è una cosa diversa, specialmente in periodo non estivo. Però la famosa passeggiata che c'è su tutte le cittadine liberiasche consente che c'è un marciapiede grande, con panchine, eccetera, che uno passeggia e vede il mare. E questo a noi è impedito, non sto dicendo per causa vostra, però adesso, visto che mettiamo le mani al PUA, dovremmo superare questa mancanza, diciamo, che si avverte perché non è attraente, no? Perché uno viene, anche uno di fuori Roma o di Roma o non è attraente né fare la passeggiata, perché poi vedi le mura degli stabilimenti, le siepi, le dune, tutto è stato fatto, dove c'hanno un reticolato che si potrebbe intravedere il mare, ci mettono pure il telone verde perché non si deve, perché quella è privacy. Cioè, noi l'abbiamo constatato durante la campagna che abbiamo fatto con Mare per Tutti, che andavamo a fare un po' di proteste sulla spiaggia per denunciare queste cose. E un titolare è venuto, stavamo lì sulla... dice, oh, questa è casa mia, questa è... Cioè c'è culturalmente questo senso di proprietà. Invece non è così, perché sono concessioni. Cioè lo Stato, zona di Magnale, che concede a certe condizioni la possibilità di rendere un servizio di interesse pubblico, perché poi organizzare dei servizi per i cittadini, ma non è una proprietà. Questo lo dico per dire perché arriviamo poi a questa... Cioè noi anziché risolvere il problema ripristinandola, ci mettiamo una pezza. Cioè dice, vabbè, non si vede il mare, lo sa che, poi facciamo le terrazze, superiamo il lungo muro così la gente lo vede. Ma non è così. E questa è la pezza, è peggio del buco. Cioè se tu mi dici che vuoi abbattere tutto il lungo muro, a quel punto la terrazza poi come si farà, chi dice il legno, non lo so. Però immaginate queste terrazze sul lungomare, un altro impatto che mettiamo sul lungomare quando io devo passeggiare per il mare. Questo però tradisce psicologicamente il fatto che l'idea delle terrazze panoramiche a chi è venuto, perché dice vabbè, gli facciamo le terrazze così, facciamo... io non voglio le terrazze sul lungomare, perché c'è il mare, io voglio passeggiare per il mare, ma si va in tutte le cittadine. Se poi al momento che voglio andare proprio sulla spiaggia, meglio c'è un accesso e vado liberamente sulla spiaggia, come c'è in tutte le spiagge dove i cittadini contano qualcosa in più in questo periodo. Ripeto, non questa amministrazione, però questa amministrazione ha fatto una grande campagna, io ho ancora il foto, il lungo muro, eccetera, però poi quando governate ridiventate timidi, incapaci, negligenti, non convinti. E perché, voglio dire, oramai la Raggi governa, oggi è venuta qua a fare la passerella, però governa da 4 anni quasi oramai. Se l'obiettivo era quello del lungo muro, cara sindaca Raggi, in 4 anni non sei riuscita a fare qualcosa per almeno dei primi segnali, non dico tutto, ci vuole un po' di tempo. In 4 anni, poi tra un anno se ne va la sindaca e probabilmente non continuerà, insomma, perché vista diciamo, l'esperienza che abbiamo avuto a Roma, nella capitale, tant'è che oramai Raggi è sinonimo di incapacità, di non fare, eccetera. Quindi, tornando al nostro ordine del giorno, queste terrazze non si devono fare,
Noi quello che chiediamo all'amministrazione è effettivamente di fare un progetto concreto dove si incomincia. E voi già state qui da un po' di tempo, la sindaca da Matrani, tra un anno andate via, significa che voi andrete via con lo slogan ancora contro il lungomuro. Ma così però, per questo si perde credibilità. E anche dei movimenti, come 5 Stelle, che sono stati percepiti, per quello hanno avuto successo, come diciamo non facevo parte della partitocrazia, della casta, di tutte queste cose, era il nuovo, i cittadini, sono i cittadini al governo, non siamo politici, siamo cittadini. Poi abbiamo visto che forse non basta prendere un cittadino così con tutta la buona, perché anche se è un bravo ragazzo, onesto, lo metti a fare. Ma non è nel merito del caso. Ma io sto spiegando, ma lei non si preoccupi, lei non si preoccupi, lei sta facendo le campagne elettorali fino a 10 minuti, parli del documento, non si meravigli se poi non glielo votiamo, non si meravigli, ma che cazzo deve votare, la sua campagna elettorale, lei ha fatto questo, la campagna elettorale, la sua campagna elettorale, oramai è un rituale che abbiamo conosciuto da parte del capogruppo, ma sparate e poi se ne va, quindi siamo tranquilli. Allora dicevo, questa richiesta di fare delle terrazze secondo me è inaccettabile. Noi, ripeto, vogliamo che l'amministrazione vi dia la visibilità del mare. Non abbiamo bisogno delle terrazze, cioè le terrazze si fanno quando uno non vede il mare e allora va, dice dove va a vedere il mare? Vado in terrazza a casa perché da qua non lo vedo. Ma se io sto sul lungomare il mare me lo devi far vedere. Allora questo perché è grave questa cosa? Perché tradisce la vera, la reale volontà dell'eliminazione del lungomuro. Perché se io sono convinto che voglio eliminare il lungomuro, non è che mi metto a fare le terrazze sul belvedere, eccetera. Quindi per queste ragioni e per avere coerenza, perché io quello che noto, poi la mando la foto, quello che noto è che vi è una grande discrepanza tra le cose che si dicono e poi quelle che si fanno realmente. Io capisco che da dire a fare è difficile e governare non è facile, però ricordatevi una cosa, che l'esperienza dei 5 Stelle sta facendo proprio e segna proprio il passo, perché quando stava l'opposizione tutto andava bene, perché una protesta. Quando sono passati al governo lo vediamo a Roma con la Raggi e qui con la giunta di Pillo che non sono capaci di risolvere i problemi. Allora, la dichiarazione di voto è contraria, e spiego perché. Ma come abbiamo detto la scorsa volta, c'è il proponente presente e poi una dichiarazione di voto. Quanto dura il regolamento? Perché in coscienza e scienza non si può votare un emendamento, un ordine del giorno stucchevole da campagna elettorale come questo, perché al solito i discorsi al nostro collega gli scrive qualcuno che non si è letto a tua. Io ve lo leggo perché ci sono le terrazze, io non dico niente, ve lo leggo soltanto, vi dimostro che no. Non se lo sono letto. Allora, le cabine e gli spogliatoi devono essere posizionati in modo da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare. Non devono essere disposti in file continue parallele alla linea di costa.
salvo, ed è questo il motivo per cui vengono introdotti questi, cioè dove non c'è lo spazio per poterla fare in lunghezza e c'è il dislivello, dice salvo in presenza di terretti, terrazze panoramiche e camminamenti verdi di cui l'articolo 26 e nei casi in cui, solo nei casi in cui il dislivello tra rimedia e sede stradale ne consenta il completo alloggiamento, cioè sostanzialmente abbiamo delle spiagge che hanno un dislivello tale che praticamente le cabine per lungo non ce le posso mettere. Sono andati a studiare questa soluzione di metterla sotto, sotto questa balaustra. Abbiamo fatto le terrazze. Però le terrazze ci sono, Però le terrazze ci sono, 10.000 euro. Mamma mia. Quanto zucchero c'è, De Luca, in questa caramella? L'ha fatta te la legge? Dice un po', 10.000 euro al mese, per fa sta cavolata? Io le auguro di andare al Senato. Però le terrazze ci sono, Ma falla finita. Falla finita. Mancanza di rispetto. Anche Thank you.
geni di Provo che fa. E ci siamo. Me lo consente, Vigo, no? Di realizzare le cosiddette terrazze per le quali il fatto ambientale potrebbero avere specificandone meglio i dettagli all'interno del qua stesso. Perché le necessità che esprime il consigliere De Luca sono in effetti condivisibili, quindi non capisco tutta questa pandoria ricercata e tra l'altro mi sembra che se ne era già parlato anche in precedenza. Quindi io credo e non lo presenterò io come opposizione a De Luca di sostituire il suo dispositivo, però credo che la maggioranza potrebbe anche proporre eventuali emendamenti anche agli ordini del giorno condivisibili dell'opposizione per poter migliorare i documenti, perché effettivamente possiamo votare quando io ho finito i miei 3 minuti di dichiarazione di voto, va bene? Va bene? Okay. Presidente, sta diventando insopportabile questa seduta, veramente insopportabile. Adesso ci riportiamo un po' quindi. Io ho fatto i miei interventi in modo civile fino adesso, però non se ne può più, io ho 4-5 interruzioni ogni frase che dico, non è possibile. Basta, Nicolo! Altre dichiarazioni di voto? De Luca, sì. Di Giovanni, Guerreschi, Laici, no. Mantuano, sì. Manuelli, no. Marcella, no. Masi, sì. Mazzei. Allora, premesso che il 50% delle spiagge libere previste dalla legge regionale utilizzando superfici di spiagge utilizzano superfici di spiagge sacrificate e nascoste a ridosso di manufatti e dei servizi degli stabilimenti senza un adeguato e visibile accesso dal lungomare. Premesso che il 50% viene ottenuto in parte anche con la superficie della cosiddetta passeggiata lineare, indefinita e di difficile localizzazione, adibita ad un uso pubblico senza la possibilità di usare drive ombrelloni da parte dei cittadini, che sarebbero inevitabilmente esposti alle invasioni. Esatto, invasioni delle attrezzature degli stabilimenti, impegna il Presidente e la Giunta a ricavare il 50% di spiaggia libera con accessi dal lungomare aperti ai cittadini su tutta la superficie lineare della spiaggia libera, individuata con criterio di alternanza rispetto alle concessioni ed ad eliminare la passeggiata lineare senza sottrarre superficie alle spiagge libere. Allora, colleghi, Presidente, questo ordine del giorno rimette il dito, diciamo, su una questione cruciale rispetto a come è stato concepito questo PUA. Cioè, rileggendo anche la legge regionale, fa un punto cardine del fatto che
tra le spiagge date in concessione e le spiagge invece cosiddette libere, a prescindere dal fatto che ci sia una quota almeno del 50%, che poi almeno vuol dire che uno può anche mettere il 60%, il 70%, questa è a discrezionalità in base alle esigenze, alle caratteristiche sociali, del territorio e quant'altro. Però il principio è quello che vi sia questa omogeneità e questa alternanza. In effetti è molto comprensibile la ratio della legge, della norma, perché dice tu il 50% non è che me lo puoi concentrare tutto da una parte, per cui non so, nella specie Ostiense noi avremmo la parte centrale, diciamo, più accessibile, in qualche modo anche più servita, eccetera, con tutti i pianti di stabilimenti, e poi magari i parchi residuali all'estremo sud e all'estremo nord del litorale. Quindi è evidente che questa omogeneità che richiede la legge regionale ha una sua sostanzialità, cioè nel senso che io posso accedere. Allora è evidente che, perché è importante questo? Perché altrimenti noi, come dire, releghiamo la spiaggia libera in ambiti anche da, ho visto anche nel tuo, c'ero, ho visto anche la carta, praticamente alcuni anche che non si è quasi come se passi dentro lo stabilimento per andare a spiaggia libera, per cui non riesce nemmeno a capire che lì c'è stato un tratto di spiaggia libera. Invece la spiaggia libera e l'accesso deve avere pari dignità rispetto allo stabilimento, cioè io devo, perché non è che dobbiamo presumere che tutti quelli che vengono e vogliono venire al mare qui a Ostia praticamente hanno il tuo in tasca e vedono la carta come fa. Praticamente arrivano, scendono da Roma Lido o dalla macchina eccetera e vedono la spiaggia libera. Se non c'è un segnale, una chiarezza, andrebbero messi anche, appunto, mi auguro che questo sia fatto, accesso libero al mare, spiaggia libera, in modo da renderli riconoscibili da parte di chi arriva e che vuole andare, non vuole andare a spendere, o non ce l'ha, o non gli va di andare a spendere i soldi nello stabilimento, il lettino, la spiaggia e tutto il resto, e quindi gli si dà la possibilità, perché no, anche se si vuole portare l'ombrellino o la cosa o la piccola seggiolina, se la porta e va alla spiaggia libera. Questo, come è evidente, che è anche un aspetto sociale, cioè per non fare discriminazione da chi ha delle possibilità reddituali diverse, che non si può presentare, avere la possibilità tutti i giorni di andare allo stabilimento, fare l'abbonamento eccetera, perché poi i prezzi degli stabilimenti sono salati oggettivamente, e sentendo anche le stime, il lettino, la cosa eccetera, rischi che in una giornata normale senza fare niente dei particolari sono 60-70 euro, per cui questo aspetto della riserva delle spiagge libere è cruciale, è fondamentale per ragioni sociali, per ragioni anche normative di omogeneità. Noi dobbiamo restituirla. Quindi il fatto che non vi sia questa, diciamo, questa norma, e che noi non inseriamo nel tuo questa, con forza questo criterio, questa è una cosa grave, e quindi noi dobbiamo per forza inserire che questo 50% sia realizzato con queste caratteristiche, ma le dobbiamo specificare, non genericamente, dobbiamo specificare, perché la norma regionale è più generica, cioè l'omogeneità tra spiaggia libera eccetera, indicando, ripeto, la quota del 50% e la omogeneità, e cioè l'alternanza. Però noi nel nostro BUA dobbiamo questa cosa metterla con forza, perché vi assicuro che questo fa la differenza, questo fa la differenza, perché apposta che dico non basta dire, come ho sentito anche il Presidente Vitolo, ci abbiamo il 8% di spiagge libere, ma dove e come? Questo è fondamentale, dove e come individuiamo queste spiagge, e dovrebbe essere proprio l'amministrazione a renderle visibili e poi a renderle anche, poi c'è tutto il discorso dei servizi minimi, della manutenzione, che le spiagge libere non possono essere, come dire, una spiaggia abbandonata a se stessa, per cui anche chi vi si avventura poi trova cartacce, bottigliette, cose eccetera, quindi
è molto importante che la spiaggia libera abbia quelle garanzie di servizi minimi e quindi del bagnino, dei bagni e della pulizia della spiaggia. Questi sono gli investimenti che dobbiamo fare. Mi pare che lo scorso anno sono state date risorse al 10° municipio proprio in virtù delle spiagge libere. Ora non so, quest'anno poi l'assessore magari ci dirà quante risorse si prevedono, però questi servizi minimi li dobbiamo dare, perché non possono essere la spiaggia libera abbandonata o sporca, e quindi chi ce l'ha poi non ci possono portare i bambini, è una cosa pericolosa, eccetera. Quindi questo, ripeto, riveste un aspetto, diciamo, normativo, ma c'è anche un aspetto diciamo sociale molto importante. Quindi Ostia, che non è solo, come tutti sappiamo, la spiaggia degli ostiensi, ma anche la spiaggia dei Monti Romani, e famiglie che non si possono permettere, a Roma vengono con la macchina, Ostia, con la famiglia, o i bambini, eccetera, e dobbiamo fornire a questo tipo di persone un'accoglienza dignitosa. E come gliela accogliamo? Negli stabilimenti ci pensa il titolare della concessione, perché il titolare della concessione ha tutto l'interesse, no? Anzi, di implementare i servizi, di rendere più accogliente possibile l'ospitalità, facendosi naturalmente pagare anche in modo molto adeguato. E però il resto è l'alternativa, perché sennò in anni passati è successo anche con altre amministrazioni che la spiaggia libera era praticamente infaticabile, non aveva nessun servizio, non aveva nulla. Quindi qui sarebbe anche interessante aprire un confronto, perché non siamo aggiornati, almeno io non lo sono, da parte dell'assessore, di informarci su come saranno gestite le spiagge libere quest'anno. Cioè, sono stati predisposti i servizi, se abbiamo le risorse, le gare, non lo so, perché bisognerebbe, se il 1° maggio apre la stagione balneare, noi dovremmo essere in grado dal 1° maggio di mettere a disposizione dei cittadini, mettere a disposizione anche le spiagge libere che siano in funzione dal 1° maggio, che è l'apertura della stagione estiva. Quindi, tornando diciamo all'ordine del giorno che abbiamo presentato, la nostra preoccupazione è che vi sia da parte dell'amministrazione una garanzia per quel 50% di spiagge libere, sia per quanto riguarda l'individuazione, sia per quanto riguarda la superficie e i servizi, la visibilità, che ci sia scritto spiaggia libera, perché è evidente, è anche umano, che una spiaggia libera pulita, organizzata, in qualche modo, non per tutti, ma per una certa fascia media, può essere anche un'alternativa che in concorrenza con quello che va allo stabilimento. Quindi non possiamo aspettarci. La mia conclusione, consigliere. Sì, grazie. Non possiamo aspettarci che il titolare del concessionario di stabilimento faccia propaganda alla spiaggia libera, giustamente tenderà di portare il cliente alla sua spiaggia. Quindi per quello è importante che noi per le spiagge libere garantiamo tutti i servizi. Allora, introduco dicendo che il Movimento 5 Stelle voterà contrario a questo ordine del giorno e vi spiego i motivi. Però per poterlo fare, allora, qui vedete rappresentato in questo grafico quello che è l'andamento in grigio delle percentuali di spiagge libere rispetto alle spiagge concesse con il nuovo CUA. Possiamo garantire che su tutto lo sviluppo di 18 km abbiamo un 65% di spiagge libere, quindi siamo andati molto oltre il 50% che chiedeva la regione, e nei singoli ambiti abbiamo comunque raggiunto dei pregevoli risultati, tant'è che nell'ambito urbano arriviamo al 55%. Quindi diciamo la questione del 50% è stata ampiamente superata, ma quello che mi preme di più sottolineare, per dire che la questione non è accettabile, è il principio dell'alternanza. Allora non so se tutti vedono, però guardate, questa è proprio, si vede il pontile, la parte verde chiara sono le concessioni.
La parte tratteggiata sono spiagge libere con servizi e spiagge libere senza servizi, dove comunque viene garantito tutto quello che chiedeva il consigliere, e le spiagge libere con servizi invece c'è la possibilità di acquistare il servizio della strada. Ora, come vedete, c'è l'alternanza. L'alternanza è ma pedissequa. C'è un pezzetto di spiaggia in concessione e un pezzo di spiaggia libera. Un pezzetto di spiaggia in concessione e un pezzetto di spiaggia libera. Laddove abbiamo le principali, vedete qui quelle linee rosse, che sono gli assi di permeabilità per andarsene finalmente al mare, praticamente voi li troverete sempre, guardate il pontile, è il caso classico, il nostro affaccio principale sul mare è il pontile, sia a destra che a sinistra c'è la spiaggia libera, poi comincia la spiaggia concessa, poi ma io posso andare avanti, posso fare un giro, no? E vedete, c'è sempre questa alternanza. Allora io dico, ma ste carte ce le siamo viste o non ce le siamo viste? 65% di spiagge libere, alternanza garantita come minimo di 300 metri, quindi noi abbiamo la possibilità di scendere in spiaggia, non dal varco, ma da un tratto di spiaggia libera, poi nascosta perché? Soltanto perché ci siamo riconquistati il locale storico e ci vogliamo passare vicino, proprio da lì vogliamo entrare per riscattarlo. Allora questo ordine del giorno per noi potremmo contrari perché non c'è proprio motivo di esistere. Grazie. Solo con i calduti. Mi faccia finire. Prima delle dichiarazioni di voto, De Luca, sono stato chiaro. No, non è che ho detto un'eresia. Allora, scusi. Si alza Marchesi e parla del crocifisso. Io chiedo una capigruppo, è meno importante. No, mi dico che è crocifisso. Se accettavo l'obiettivo di dire se accettavo l'obiettivo di dire e allora io dico che deve farlo devi dirci se devo dire perché lo accetto, ritengo che le motivazioni e il diciamo il cambiamento del termine che propone il consigliere non erano condivido, per cui accetto l'emendamento. Grazie, lo segniamo 10 minuti. Chiedo il prolungamento dell'orario fino alle ore 18. Alzate la mano, 5 persone che chiedono il prolungamento. Non è sufficiente. Andiamo. Allegrini. A questo emendamento perché stravolge il senso dell'ordine del giorno. L'ordine del giorno tendeva a ripristinare una frase che già c'era e quindi a ribadire un concetto che, ripeto, è già inserito nelle mappe, quelle in varianza, quindi che sono fisse. Adesso andare a introdurre questo concetto, che tra l'altro è già presente in quello che ci si può fare sulle spiagge, che non lo definiamo noi, sono citati dalla legge regionale, quello che tipo di bando vai a fare. E chiaramente è interesse del concessionario far dare servizi tali che possono rendere interessante il proprio il modello commerciale. Per quanto riguarda le spiagge libere con servizi è già quello che richiede la legge, cioè non è che possiamo inventarci qualcosa di più, abbiamo già aggiunto degli emendamenti dove chiediamo wifi piuttosto che altre questioni sulla delibera. E poi direi che non è che ci possiamo spostare tanto, quindi diciamo siamo contrari all'emendamento soprattutto nell'ambito di questo ordine del giorno. Emendamento non approvato con 13 voti contrari, 3 favorevoli, 2 astenuti. Votiamo ora per l'atto. Non emendato, giusto? Visto che comunque ancora ci sono degli ordini del giorno da votare e avevamo detto comunque che la discussione degli ordini dovevamo comunque farla, almeno per portarci avanti con i lavori, chiedo di almeno prolungare l'orario del consiglio di un tre quarti d'ora, non so, quello, un'ora, quello che serve per la discussione. No.
Evidentemente chi fa fastidio, chi